E rientriamo in studio con Nido delle Aquile, Riccardo Magnarelli in compagnia di Fabrizio e Alessio. Allora, siamo rientrati, abbiamo ascoltato queste tre belle canzoni e ci siamo presi anche un po' d'acqua per ripartire di slancio. Allora ragazzi, la Lazio anche oggi ha fatto un comunicato dove indica le date per il ritiro di quest'estate. Si parte con Auronzo Di Catore,
che per il settimo anno consecutivo ospiterà la nostra Lazio. Come ho detto l'altra volta, è un posto incantevole, la gente ci accoglie sempre con grande simpatia e sicuramente passeremo dei bei momenti a Lorenzo Di Cadore. La novità è questa, che la seconda parte del ritiro non la farà più a Fiuggi, ma farà un mini tour in Germania. Perciò la seconda parte del ritiro la Lazio andrà in Germania dal 2 al 10 agosto. Ed è una bella meta questa qua, anche per molti tifosi che potranno ammirare la Germania. Io un pensierino ce lo sto facendo. Ah, che bello! Quando andate in Germania? Andiamo una settimana dal 30 luglio a Monaco di Baviera. Ah, che bello! I gossip al Nido delle Aquile con Fabrizio e Alessio. No, bello, bello, bello. Perciò... E riusciamo pure a vederli. Non so dove vanno. Guardate, penso a 100 km da Dortmund. Ma anche se state più lontano, magari ci potremmo vedere là, no? Perché una... Eh sì, perché no? Anche perché noi tra Oronzo e la Germania sicuramente faremo dei collegamenti abbastanza frequenti, proprio per informare tutta la nostra radio di quello che sta succedendo. Noi siamo ovunque come Nido delle Aquile, ci siamo ripromessi questo e seguiremo la nostra Lazio ovunque. Dunque là in Germania è molto molto bella. Ecco, c'è questa novità molto interessante: la Lazio giocherà due amichevoli in Germania, internazionali, e poi l'ultima parte del ritiro la farà a Formello, finirà il ritiro a Formello, anche perché il 24 abbiamo un appuntamento importantissimo, decisivo per il campionato della Lazio, che è il Premier di Coppa Italia, e quest'anno ci tocca. Perché la Lazio, essendo arrivata decima, undicesima, dodicesima, adesso non nemmeno mi ricordo, faremo questo preliminare. Sarà un'estate abbastanza intenso. Intanto io ringrazio il nostro tecnico del suono per averci regolato tutte le nostre voci. Il suo aiuto è sempre preziosissimo. Grazie a Lorenzo Loddo. Detto questo, Fabrizio, questo ritiro intenso, speriamo di vedere una Lazio al completo, tranne i nazionali, speriamo di vedere i nuovi acquisti, che al momento ufficialmente sono solamente due: uno è Basta e l'altro è Djordjevic, che io non conosco, non so se tu l'hai mai visto giocare o comunque lo conosci come centravanti, non lo so, però sembra che abbiamo questo centravanti. Sì, viene sicuramente da un campionato diverso da quello italiano, perché mi sembra viene dalla Serie B inglese e francese. Sì, anche se nell'ultimo anno ha giocato in Serie A, Sì, che però la Lega francese è una Lega molto particolare, perché è molto più fisica rispetto a quello italiano, per il fatto anche che ci sono molti giocatori africani, e quindi è un campionato molto più fisico. Però, secondo me può crescere bene a fianco a Klose. Per quanto riguarda il ritiro, c'è una cosa buona, quella di essere andati in Germania e anche ad Oronzo Di Cadore, perché in quelle zone comunque fai il fiato, perché lavori bene, e quindi questa è una cosa buona. Ecco, le amichevoli saranno contro Amburgo e Hannover. Queste due amichevoli importantissime a livello internazionale, dove mi sembra che poi una di queste è stata organizzata per dare l'addio a un calciatore mi sembra proprio dell'Hannover, un famoso calciatore dell'Hannover, e la Lazio è stata invitata per dare questo addio. Detto questo, infatti, leggiamo anche il comunicato: la SS Lazio comunica che svolgerà la seconda parte del ritiro estivo dal 2 al 10 agosto in Germania. Durante tale periodo verranno effettuate due amichevoli internazionali contro Amburgo l'8 agosto, perciò giochiamo subito con l'Amburgo la prima, e contro Hannover il 10 agosto.
questo periodo di tiro in terra tedesca nasce dalla cooperazione tra la SS Lazio e la società Match IQ di Amburgo, che ha supportato la fase organizzativa e sportiva. Dunque, ecco, ci stiamo muovendo anche a livello internazionale. E ti dico, mi fa anche piacere, perché io ho seguito la Lazio anche nel ritiro di Kaffenberg in Austria all'epoca, e per la tanta gente laziale è sempre una novità comunque andare all'estero a seguire la Lazio. Detto questo, di notizie ce ne sono molte, ce ne sono, ma io volevo fare un attimino volevo passare un attimino alla società, Fabrizio, perché sì, noi ne abbiamo parlato tanto in queste settimane, in questa radio. La società che sembra si stia riavvicinando, o almeno sta tentando di riavvicinarsi al popolo laziale, anche con delle dichiarazioni di Lotito, che ultimamente ha detto che faremo di tutto per accontentare i tifosi della Lazio. La Lazio il prossimo anno sarà una Lazio strepitosa, perché punteremo alla Champions. Ma dobbiamo credergli ancora a questo presidente, oppure la solita butade che ogni estate dice per poter magari tranquillizzare il tifoso della Lazio? Voi che comunque siete giovani, che avete vissuto solamente l'epoca Lotito, avete vissuto, perché ricordiamolo, sia Alessio che Fabrizio sono under 20, perciò hanno vissuto solamente l'epoca di Lotito. Ecco, ci credete ancora in questo presente, in questa società, oppure sperate anche voi, come tutto il popolo laziale, in un altro magnate, forse in un'altra società, in un altro presidente? Secondo me servono fatti, perché Lotito in 3 anni ha fatto, diciamo, soprattutto d'estate, sempre promesse. Il primo anno ha detto che arrivavano i fenomeni e non è arrivato nessuno. Lo scorso anno ha detto che arrivavano i fenomeni, addirittura ha fatto la presentazione dicendo spezzeremo le reni al nord, sembrava quasi Mussolini, e alla fine è arrivato Novaretti e compagnia bella, e veramente una formazione scandalosa. Prima cosa, si è salvato per la Coppa Italia, comunque storica, e però poco più, perché Lotito comunque nei suoi 10 anni ha ottenuto anche più di quello che tanti si aspettavano, perché comunque 2 Coppe Italia e una Supercoppa contro l'Inter di Mourinho alla fine non è poco per quanto ha investito. Però cioè, non è abbastanza per una squadra come la Lazio. Alessio? Se Lotito, come ha detto mio Fabrizio, ormai negli ultimi 3 anni ha sempre promesso grandi giocatori. Il primo anno ha fatto queste promesse, mi sembra che non arriva a nessuno, dice sempre che comprerà 4-5 campioni, 4-5 fenomeni. L'anno scorso pure, cioè, alla fine il miglior rinforzo è stato Keita, che già ce l'avevamo, quindi forse Biglia, centrocampo, ci ha dato un po' una mano. E pure con questa scelta di Pioli non è proprio andato a favore dei tifosi alla fine. Spero che abbia fatto bene a assumere questo allenatore, e spero che rafforzerà veramente la Lazio in questa sessione di mercato estivo, in quella invernale anche, perché scordiamoci che anche l'anno scorso in inverno ha detto che comprava qualcuno, alla fine è arrivato Postiga, che ha fatto mezza partita. E Caguta, che ha fatto meno di mezza partita. Quindi non so se chiedergli ancora, io ovviamente ci credo, perché è lui che comanda alla fine, quindi. Però non c'ho più tanta fiducia, sinceramente. Leggiamo un attimo il comunicato dell'ufficiale della società Sportiva Lazio per entrare nell'argomento, che recita così: nelle ultime settimane, come ormai consueto per quanto riguarda i colori biancocelesti, si è aperto un autentico tiro al bersaglio mediatico verso numerosi giocatori tesserati presso la società Sportiva Lazio. Si tratta di un meccanismo perverso cui gli addetti ai lavori, come il sottoscritto, hanno fatto l'abitudine. Ma ben comprendo il timore dei tifosi che ogni giorno si vedono piazzare sulle prime pagine delle cronache sportive il volto di un campione al quale vengono associate diverse ipotesi di cessione. Ebbene, è nel mio completo interesse mantenere per la nuova stagione una squadra altamente competitiva,
che si lancia alla riconquista dell'Europa e si batta con determinazione per un posto in Champions League. Io me le segno queste frasi, perché lui parla di Champions, parla di non cessioni, parla di meccanismi perversi, però alla fine mica siamo tutti stupidi.